Buongiorno, oggi affronteremo lo studio del mini lab che stiamo vedendo in questa inquadratura. Il mini lab è un dispositivo elettronico che, come dice la parola, ci serve a creare un mini laboratorio per provare i circuiti elettrici, i circuiti elettronici semplici e più complessi. Il circuito elettronico verrà montato su questa basetta che si chiama breadboard e attraverso dei fili verrà alimentato servendosi delle tensioni di alimentazione fornite dal MiniLab. Se è un circuito logico abbiamo bisogno di sollecitarlo con dei livelli logici, allora utilizzeremo uno o più di questi interruttori. Ciascuno di questi interruttori può generare un livello logico 0 o 1 a seconda della posizione dell'interruttore. In alto è 1, in basso è 0. E le uscite del circuito logico le collegheremo ciascuna a un LED che quindi, se si accenderà, indicherà così un livello logico 1 all'uscita del circuito, se si spegnerà indicherà un livello logico 0 all'uscita dello stesso circuito. Vediamo adesso un po' più nel dettaglio il MiniLab. Questo è l'interruttore di alimentazione, anche detto power on. A destra c'è un circuito che genera dei segnali periodici di varie forme d'onda. In particolare con questo commutatore possiamo scegliere la sinusoide, come in questa posizione, oppure un segnale triangolare, oppure un segnale rettangolare. Poi abbiamo la manopola dell'ampiezza, che ci consente di regolare l'altezza della tensione, quindi in quanti volt o millivolt. E questa regolazione la faremo misurando l'ampiezza del segnale con un opportuno strumento di misura, un voltmetro o un oscilloscopio. Poi questi due comandi, questo è un selettore, un moltiplicatore e questo è una manopola, possiamo generare una certa frequenza del segnale scelto. Per esempio, se io metto qui per 100 e qui 6 per 100 fa 600 Hz. La frequenza di un segnale si misura in Hz. In questo caso staremo generando un segnale a onda rettangolare a frequenza 600 Hz con una certa ampiezza. A destra invece in questa sezione abbiamo un voltmetro in cui si vede il display, che adesso indica 3 zeri con un punto decimale, le boccole rosse e nere dove noi collegheremo i due punti sul circuito di cui vogliamo conoscere il valore della tensione, e il commutatore della portata. Possiamo cambiare il fondo scala da un massimo di 200 volt a un minimo di 200 millivolt. Se andiamo a sinistra abbiamo invece due display con un opportuno circuito di decodifica che utilizzeremo quando studieremo appunto il funzionamento dei display a 7 segmenti e i codificatori e decodificatori. Qui si possono vedere due morsetti P5 volt e GND, che è una delle due tensioni fisse del MiniLab, l'altra è meno 5 volt. La possiamo vedere qui, tra questo morsetto e GND preleveremo meno 5 volt. E poi il MiniLab ha anche due tensioni di alimentazione regolabili, una positiva, regolabile con questa opportuna manopola di regolazione, una negativa, regolabile con quest'altra. E le tensioni le possiamo prelevare, la positiva tra questo punto e GND, la negativa tra questo punto e sempre GND. La tensione di alimentazione fissa più 5 volt la possiamo prelevare anche tra questi due punti. In basso a sinistra abbiamo un circuito generatore di impulsi e anche dei deviatori che ci consentono di
erogare su questo punto, su quest'altro punto, una tensione di più 5 volt o di meno 5 volt. In basso a destra abbiamo invece 8 interruttori, che qui vengono chiamati data switch, che servono per iniettare nel circuito logico degli stimoli. Sarebbero le variabili logiche che noi possiamo generare attraverso uno o più interruttori a seconda della posizione. Per esempio, questo interruttore adesso sta generando l'uno logico, cioè 5 volt, oppure in questa posizione 0 logico, 0 volt. Se colleghiamo questo interruttore all'ingresso di una porta NOT e l'uscita la colleghiamo a uno qualunque di questi 8 LED, possiamo verificare il funzionamento della porta logica, vedere se corrisponde alla tabella di verità. Diamo ancora un'altra occhiata panoramica delle varie sezioni del Minilab. Qui possiamo vedere che questo circuito montato su breadboard comprende questo filo di alimentazione più 5 volt, che poi viene riportato ovviamente ai pin relativi di alimentazione di questi circuiti integrati, e poi anche il punto potenziale 0 GND, questo filo bianco. La prossima lezione vedremo più nel dettaglio le sezioni che più ci interessano del Minilab.